Oggi abbiamo presentato il documento nel Consiglio straordinario sull'emergenza Abruzzo e sono 200.000 cittadini, utenze disalimentate che hanno coinvolto 600.000 cittadini abruzzesi che sono rimasti senza luce, senza acqua, senza gas, una situazione veramente indecente. Noi abbiamo studiato tutti i documenti e Regione Abruzzo per legge partecipa a dei tavoli di concertazione, a dei tavoli nella conferenza Stato-Regione con il Ministero dello Sviluppo Economico, avrebbe dovuto battere i pugni e chiedere il potenziamento della rete, perché Regione Abruzzo ogni anno a cadenza annuale riceve dei report, relazioni sullo status della rete da parte di gestori del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione. Quindi oggi noi chiediamo che Regione torni prepotentemente su quei tavoli, batta i pugni e pretenda che le reti vengano potenziate, siano sicure e affidabili. In più un risarcimento dei danni, perché gli indennizi automatici sono delle vere e proprie beffe, perché valgono 300 euro ad utenza e questo è veramente poco. Quindi Regione Abruzzo deve aprire una trattativa anche con i soggetti gestori per ottenere un equo risarcimento dei danni subiti, indiretti e diretti.